L'apertura negli spazi di Pisa Orologeria è per voi il primo opening italiano. Che incidenza ha l'Italia sul vostro giro d'affari e quali sono le peculiarità di questo mercato? Dunque, sicuramente l'Italia da sempre è un mercato che detta le mode, detta le tendenze, il mercato del buon gusto, e questo ci viene sicuramente riconosciuto da tutti i paesi del mondo. E nello specifico per quanto riguarda l'orologeria, l'Italia è sicuramente un mercato molto maturo, dove c'è una grandissima conoscenza e tantissimi appassionati anche di alta orologeria, e questo arriva anche a giustificare il motivo per cui tanti clienti italiani ancora incidono fortemente sulle vendite di un marchio importante come Lange & Söhne. E sicuramente questo panorama ha fatto sì che l'apertura di Pisa Orologeria fosse una apertura spontanea, scontata e dovuta dopo 20 anni, oltre 20 anni di collaborazione, in quanto Pisa Orologeria fu uno dei primi a distribuire il marchio dopo che il marchio tornò sul mercato nel 1994. Oggi il brand Lange & Söhne è distribuito in 60 paesi. Quali sono i vostri mercati di riferimento? Dunque, la distribuzione di Lange oggi è in oltre 60 paesi. Siamo presenti in 232 punti vendita, di cui 20 sono boutique, divise tra boutique dirette e boutique esterne. E se vogliamo parlare esattamente di paesi, sicuramente in Europa la Germania ha un peso importante sia a livello di business che a livello di immagine, perché è la casa madre del marchio. Se vogliamo andare oltreoceano, un grande potenziale che Lange sta esplorando sempre più è ovviamente l'Asia, dove ci sono previste parecchie aperture di boutique nel prossimo futuro, e importanti risultati stanno arrivando sia dagli Stati Uniti che dai paesi del Golfo. Quali sono le sfide che affronta l'orologeria tradizionale oggi? Se dobbiamo parlare di sfide, io individuerei fondamentalmente due grandi sfide. La prima è quella di rimanere fedeli alla propria mission, al proprio DNA, quindi al tentativo di non farsi tentare da opportunità di facile business, ma che andrebbero però a snaturare la vera identità del marchio. E dall'altra parte sicuramente il cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni, che sicuramente sono molto affascinate da tutto ciò che è il mondo digitale, e cercare di coinvolgerli in questo mondo di alta orologeria.